Buongiorno, cari amigo, da Pablo. Oggi nuovamente con Jackson che l'ho invitato, lui mi ha invitato. Pablo mi ha detto, perché non facciamo 3-4 esercizi di base che si possono fare in un parco, in qualsiasi parte, in Cina, in Giappone, in Colombia, Santo Domingo? Allora lui mi va a spiegare perché lui è forte in tutto questo. Jackson, buongiorno. Buongiorno a te. Tutto bene? Spiegano, che cosa facciamo oggi? Bene, oggi facciamo i 3 esercizi più base per il corpo libero. E quindi stiamo parlando di trazione, di flessioni e soprattutto di dip. Stiamo lavorando su queste parti di corpo che sono le braccia soprattutto qua, il petto e ovviamente anche i deltoide, che è una cosa molto fondamentale per una questione di corpo libero. Adesso vi farò vedere, grazie al nostro mister, come si fanno questi esercizi. Giustamente. Già, c'è una domanda. Io mi chiedo, perché sempre se lavora la parte superiore e la gamba, perché se lascia così, sapendo che la gamba è la base? Dimmi tu. Giusto, è vero. Noi quelli che lavoriamo sul corpo libero non ci concentriamo tanto sulle gambe, ma perché per noi non è un punto fondamentale per il nostro fisico. Ovvio, si può sempre adeguare con semplici squat e tutto, però qua non stiamo parlando di bodybuilding. Qua stiamo parlando di esercizi di corpo libero che è più che altro adatti a tutti. Anche le squat, no? Le squat, questo esercizio lo puoi affondi, esatto. Con una pentola, con una confezione di acqua, di litri, tutto quello che si vuole. Se tu non riesci ad andare in palestra, perché iniziare, no? Soprattutto anche quello, mi raccomando, iniziamo con delle bottigliette d'acqua e poi vedrete i vostri risultati. Ok, allora iniziamo con fare il primo che tu mi vuoi insegnare a me. No, non mi fa male che io non sono così forte per fare quello, però. No. Si prova. Che trazione, sai come fanno? No, spiegami, no, non lo so, magari lo faccio male, lo faccio un pochino sbagliato. Okay. Soprattutto iniziamo. Sì, la rivolta a sballo. Sì, finiamo la sballo. Spaccato, si vede, però quello non si scusa, io ci provo. Grande, così mi piace. Ok, andiamo con le flessioni. La faccio io? Fai tu, ovviamente io ti metto a te adesso, ormai. Mi hai allenato prima. Devo accendere o no? Devo accendere? No. Ok. Dammi tu forza, Spartaco. Spartaco, dammi tu forza perché sono forte. Non so, va. Ci provo, dai. Vai. Più diamante o più chiusa, così? Beh, va bene così. Va bene per iniziare, no? Va bene, dai. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Vedete bene come sta lavorando? Ovviamente qua abbiamo l'esercitazione sul palmo. Soprattutto mai tenerli così aperti, perché logicamente stiamo lavorando dopo sulle dita e non esercitiamo tutto. Ottimo. Questo lavoriamo su quello più ovviamente a diamante. E tu non lo fai? Adesso lo faccio io. Certo, perché è quello che è ovviamente più difficile, ma siccome lui se no mi piange, piuttosto lo faccio io allora. Lui è il maestro in questo, io questo sono un così forte. Guarda la tecnica lui. Mi raccomando, deve essere sempre perfetta.
scendere. Si scende a toccare. Guerriero, no, guarda, un Spartaco. Guarda, guarda. L'hanno messo la corda, no? L'hanno messo la corda. Ok, siamo un po' riscaldati, adesso andiamo sul dip. Ok, andiamo perfetto. Ok, adesso facciamo i nostri dip. I dip è un altro esercizio di base che veramente fa benissimo anche per una questione di tricipite e petto. Perché vedete come sono definiti questi tricipiti, ovviamente è di tanto dip. Quindi mi raccomando, questi non lasciamoli. Adesso vi facciamo vedere un paio di dip come si fanno. Educazione perfetta. Tu sei il maestro, dai, insegnami che io... Ok, soprattutto la discesa deve essere sempre ben controllata, perché ovviamente se scendiamo così perdiamo il controllo. Quindi la cosa importante, scendiamo, controllata, saliamo, respirazione. Ok, quando si prende si va. Ok, mi raccomando, bene, solo un paio. Ok, io procuro. Come l'hai detto prima, io prima quando ero giovane facevo 15, adesso che il tempo va passando almeno ho un po' l'educazione, farò 10, 9, proverò. No? Non è una scusa per l'età, mi raccomando. Arrivare è facile o difficile, mantenersi. Ok, ci provo. Bravissimo, discesa ben controllata. Ottimo. Che vado a insegnare? Io sono morto già, fratello, già. Ha visto? Già. Come? Questo è solo il riscaldamento, va bene? Comunque si è andato benissimo. Questo è un esercizio che potete fare chiunque a casa. Non importa l'età, il peso, veramente iniziamo con piccoli. Se vogliamo fare una trazione, iniziamo una al giorno, tutti i giorni. La settimana dopo cosa facciamo? Facciamo due. Ovviamente ogni esercizio, quello che ripaga è la costanza. Quindi mi raccomando, Sparta. Grazie fratello, grazie per insegnarci questo esercizio, perché tanta gente, perché io dico, el sport è salute, però non per tutti, se tu non sei allenato, non lo sai giustamente, ti fai male. Vero. Ok, mille grazie a tutti per le persone che nos guardan in questo canale, se tu ancora non ti sei iscritto, iscriviti adesso. Mi raccomando, iscrivetevi. Bravo. Grande.